lo Slovan di Bratislava, clamoroso c'è stato questi due rigori falliti da Beccalossi nel secondo tempo. Franco Zuccola ci racconta questa partita. Ha battuto lo Slovan di Bratislava grazie alle reti di Altobelli e Sabato, ma quella di stasera è stata una partita veramente inconsueta. I nerazzurri, che nel primo tempo avevano raccolto solo fischi, nella ripresa hanno sbagliato addirittura due calci di rigore con Beccalossi dopo che l'arbitro li aveva graziati per un fallo di Bini in area. Vedremo adesso gli episodi chiave della gara. L'Inter, anche se disordinatamente, ha dominato la scena nel bene e nel male. In apertura del secondo tempo l'arbitro Grassa Oliva ha fischiato la punizione dal limite per questo intervento di Bini in area. Due minuti dopo ha concesso invece il penalty all'Inter per l'intervento di Bojkovski su Beccalossi. Il rigore c'era. Dal dischetto Beccalossi ha mandato la palla fuori. Ecco il tiro di Beccalossi. I nerazzurri hanno insistito e l'arbitro al 19° ha visto il mani di Luovi, numero 11, in area cecoslovacca. Al dischetto è andato nuovamente Beccalossi, che si è fatto parare il tiro. L'Inter, questa è stata la sua vera forza, non si è scoraggiata e dopo aver tentato ripetutamente la via del gol ed aver sostituito il demoralizzato Beccalossi con Bergamaschi, è andata finalmente a rete con una staffilata di Altobelli, che ha ricevuto il pallone da Juari dopo una discesa di Sabato. Ecco il cross, il colpo di testa di Juari e la staffilata di Altobelli. 1-0. Al 38° Sabato ha dato alla squadra nerazzurra il gol del 2-0 su un pallone di Bagni da destra. Una vittoria che forse significa qualificazione per l'Inter, ma quanti patemi per i tifosi nerazzurri e per Marchesi. Bene anche per la Coppa delle Coppe, vediamo i risultati della serata. Il Potsdam ha battuto il BV Islanda per 1-0. Torpedo Mosca, Bayern Monaco 1-1, Dinamo Dresda, Copenaghen 3-2, Galatasaray, Turchia batte Kuzi, Finlandia 2-1, Tottenham batte Coleraine 3-0, Bayamare, Real Madrid 0-0, Stella Rossa, Belgrado batte Lillestrøm, Norvegia 4-0, Lokomotiv, Sofia, Paris Saint-Germain 1-0, Limerick, AZ67 1-1, Gothenburg, Ypest 1-1, Austria, Vienna, Panathinaikos 2-0, Aberdeen, Dinamo Tirana 1-0, Swansea batte Sliema Wanderers 12-0, risultato più clamoroso, squadra di Malta. Quindi il Barcellona, che detiene la Coppa delle Coppe, ha superato per 8-0 l'Apollon di Cipro.